Ciao a tutti ragazzi, sono Manolo Engler e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere un video che ho registrato a dicembre 2021. È stata praticamente la mia prima pescata dropshot. Una tecnica per me nuova che non avevo mai praticato prima e da questa pescata ho capito quanto sia importante questa tecnica perché vi consente, nel momento in cui i pesci sono apatici per via del freddo, per via di molte cause, di stimolarli molto di più, ovviamente tenendo l'esca appena appena staccata dal fondo, ovviamente in base al fondale, in base a molti fattori. Dato che era tempo che non prendevo niente, cambiando tecnica, la musica è cambiata. Vi ricordo inoltre, ragazzi, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di entrare nel mio gruppo Telegram, la Tana di Manolo Engler, e inoltre di seguirmi anche su Instagram, dove posterò molte storie e anche foto delle mie pescate. Rimanete aggiornati ragazzi perché tra poco ci sarà una nuova chicca che vedrete prima o poi. Il dropshot è una declinazione della pesca spinning che permette di pescare tenendo un artificiale siliconico sollevato dal fondo. Questo stile di pesca emula il movimento naturale delle prede, che si trovano in natura, ed è perfetto per catturare predatori come il black bass, il persico reale e il lucioperca. La montatura è semplice, bisogna legare un amo da dropshot con un nodo palomar, tenendo un'eccedenza di filo di circa 15-30 cm. Se non sapete fare il nodo, trovate il tutorial qui sul mio canale o nella link in alto. Dopodiché, nella parte terminale del filo, l'eccedenza del nodo, attaccate un piombo a goccia o a pallina. No! Maledetto! Maledetto! Ha tagliato. Era un lucetto. Ah, bello questo. Sciandino rosa del botto e passa la paura. E arriva il persicotto, che bello. Buono, buono, buono. Mica è ghiacciato, congelato. Ciuff. Shad rosa, montata dropshot e via. Bello, mi è piaciuto questo. Un altro bel persico con la gomma del botto Laures rosa, ovviamente. Dai, diciamo che aveva fame. Per la pescata di oggi ho utilizzato questa piccola gomma di botto Lures, questa colorazione rosa shocking. È un'esca molto molto figa perché, dato che non sono un esperto del dropshot, non ci vuole neanche una scienza per pescarci,
Quest'esca ha un altro potere galleggiante, quindi già di suo tende a non andare giù sul fondo. Questo mi ha permesso di stimolare tutti i pesci che erano in giro nel sottoriva, facendola saltellare molto lentamente sul fondo. La cosa figa è che facendo saltellare il piombo che è alla fine del terminale, quest'esca qua la segue distaccata dal fondo in base alla lunghezza del terminale che abbiamo lasciato. Per trovare queste gomme, ragazzi, vi lascio qui sotto i contatti di Marco, quindi Botto Lures. Potete scrivergli tutte le domande, i dubbi, le paranoie che avete, perché lui vi risponderà tranquillamente. Quindi, ragazzi, vi lascio l'ultima parte del video con una cattura speciale e poi ci vediamo per la conclusione. No! Bello, bello, bel persico, bellissimo. Qua molto 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 bello in confronto agli altri, forse il più bello della giornata. Eccolo qua, che bello, cazzo, bellissimo. Aspetta che c'è anche un basso, vediamo di farlo in presa diretta. Vediamo se mangia anche il bass. Bass, 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 bass. Bello anche lui, tac, ma che bei persici, uno spettacolo, tutto se l'è ingollato, guarda, manco lo molla, guardalo qua che roba, goloso, goloso. Sì, ma io voglio il bass però. Continua a venirmi dietro ma non mangia il maledetto. Vediamo. Lo anticipano sempre i persici. Eccoli, guardali già. Già sotto in agguato. Guardali, 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 guardali maledetti. Guardali maledetti. No. Proviamo a sparare un po' più fuori. No, 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 è ancora lì, boss. È ancora lì, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo. Piccolino, però cazzo è divertente. Stac, faccio cadere sul fondo. Andiamo. Andiamo il primo che si avvicina a mangiarlo. Niente, hanno capito il gioco, maledetti. Eccolo, eccolo qua. Non me lascio qua. Bene ragazzi, se siete arrivati fino a qui io vi ringrazio davvero tanto. Vi ricordo inoltre che tutti i martedì sera sono in live su questo canale con altri canali che ovviamente già conoscete, quindi AnglerTube, Fishing Senpai, Itinerari di Pesca e molto spesso ci sono anche molti ospiti. E quindi noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ricordatevi, Gerca che ti passa. Iscrivetevi, tacchini! Ciao belli! Ciao!